Libera la Domenica è l'iniziativa messa in campo da Confesercenti con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana per raccogliere 50.000 firme, utili a presentare un progetto di legge di iniziativa popolare per abrogare l'attuale normativa. L'intento è quello di far tornare nell'ambito regionale i poteri di decisione sulle aperture domenicali e cambiare una legislazione che penalizza le piccole e medie imprese. La disciplina degli orari è da sempre stata considerata una materia strettamente collegata con le esigenze del territorio e pertanto non riconducibile a quella necessità di intervento macroeconomico. L'iniziativa di legge popolare si propone di limitare gli eccessi di liberalizzazioni e tutelare il diritto di un giorno per il riposo e per la famiglia di lavoratori e imprenditori. Noi crediamo che sia arrivato il tempo, dopo un'esperienza che non è stata positiva, di arrivare a soluzioni diverse, perché crediamo che la domenica non è un giorno come gli altri, è una giornata che ha un valore particolare per una questione culturale dei cittadini, perché siamo legati ovviamente agli affetti familiari, siamo legati a una serie di considerazioni che attengono all'uomo in quanto tale. E crediamo che il fatto di avere tanta occupazione destinata la domenica al lavoro, specie femminile, non sia un fatto che giova a nessuno. La proposta ha già avuto il sostegno dei presidenti di alcune regioni e di una parte del mondo dell'associazionismo. La domenica prossima, 25 novembre, inizierà la raccolta firme presso le sedi di Confesercenti in alcuni comuni. Informazioni più dettagliate della campagna a livello nazionale e locale sul sito www.liberaladomenica.it.